penso possiamo tutti concordare che per moltissimi giocatori la Season 10 sia stata una stagione decisiva. Non importa se amate gli aggiornamenti che ci sono stati o se li odiate. Penso che però possiamo tutti concordare che i glitch di questa season sono stati qualcosa di veramente veramente imbarazzante. Dai robot alle scoteche al trasformarsi in un tavolino quando ti pieghi. La Epic ha aggiunto tantissime funzionalità in questa season e con esse anche tantissimi bugs. Alcuni di questi sono semplicemente fastidiosi, altri invece sono stati usati per garantirsi delle vittorie molto scorrette. E noi parleremo di questo 7 glitch che ci sono stati nella season 10. Quindi ora via il cappello che fino a prima mi ero scordato di mettere e vi ricordo di non fare i finocchi e di supportarmi nello shop con codice creatore OctiPFI. Chiaro! Ora rimettiamoci il cappello perché tanto in questo video non mi servono le cuffie. Vi ricordo inoltre di iscrivervi e di lasciare like entro 5 secondi o Fares verrà questa notte sotto il vostro letto a trovarvi. No beh, ovviamente, seriamente, non verrà sotto il vostro letto a trovarvi, ma perché correre questo rischio? Il piccone. Beh, direi di iniziare questa lista con l'oggetto più pay to win della storia di Fortnite. Il piccone. Il che è strano visto che nello shop di Fortnite vi è scritto espressamente: questi oggetti sono unicamente estetici e non conferiscono vantaggi competitivi. Oh ma guarda, il codice OctiPFI, che figo. Comunque, ci sono stati in passato balletti che hanno fatto un po' di scandalo nella community di Fortnite perché alcuni dicevano che erano balletti pay to win. Ma mai in passato vi è stato un piccone che facesse 56 di danno ai players. Infatti per un periodo il mio caro amato piccone a CDC era bloccato e non capivo perché. Ma poi ho scoperto che sia il piccone sbloccabile nel Pass Battaglia 2 a CDC che il piccone quello con la stella sono stati bloccati perché avevano una sorta di bug che gli consentiva di fare 56 di danno colpendo i giocatori. E lasciatemelo dire, l'early game era proprio easy. Ecco una clip che vi mostra come il piccone fa 56 di danno. Abbastanza scorretto, non trovate? Uno neanche aveva il tempo di capire cosa stesse succedendo che Pam si ritrovava morto. Ma non è la cosa più assurda. Infatti se faceva pure headshot, il piccone faceva 85 di danno, cosa che ti permetteva in 3 colpi di uccidere un tipo full shield. Non è assolutamente corretto. Ma ora passiamo alla numero 6, i driftboards. Non so sinceramente ormai da quanti mesi abbiamo in gioco questi driftboards, ma si buggano sempre. E non come i carrelli, che anche quelli si buggano sempre, ma erano bug minori che non è che facevano chissà che robe. E non parlo delle girosfere che se andavi in prossimità del vulcano e ti lanciavi in alto finivi nella stratosfera dell'atmosfera, nello spazio eterno. No, i driftboard sono proprio assurdi. Cioè ti prendono e ti sparano a mille chilometri di distanza, fuori safe, fuori dalla mappa, eccetera eccetera. Guardate voi stessi. Yo, what was that? Immaginate di star facendo il vostro record di kill, siete a 25, vi manca uno da uccidere per fare la vostra vittoria con 26 kill, prendete il dribble, pum, venite sparati fuori safe e dovete buttare via tutte le kill che avete fatto. E scommetto che a qualcuno che ha guardato questo video gli sarà successo. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow, Wonder o Honor? Purtroppo la iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti
per te ed i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Invincibilità dei players. Muovendoci alla numero 5, abbiamo uno dei innumerevoli glitch del robot. In realtà si potrebbe fare un video intero solo riguardante i glitch del robot, ma in questo video ne tratteremo ben due. E il primo di questi è quello dell'invisibilità in mare e dell'invincibilità. Per farlo era semplice, bastava prendere un robot quando si aveva pochissima salute, tipo 2, cioè meno di 10, lanciare una stink bomb, una puzzolente, prendere il robot, andare nella puzzolente, dopodiché si moriva, un vostro compagno vi rianimava, voi tornavate nel robot, vi lanciavate fuori dalla mappa e mentre vi stavate lanciando premevate il pulsante dell'autodistruzione. Questo vi avrebbe lasciato in vita, con zero di vita, in mare, e voi non avreste più potuto prendere danni, quindi in pratica sareste stati in mare all'infinito ad aspettare che i nemici morissero per la safe e voi avreste vinto senza fare niente. Chiaramente scorretto, chiaramente bannabile, ma pur sempre un glitch. Dalla prospettiva degli altri players era un casino. Rimanevi stupefatto in endgame perché non c'erano fortini in aria, non c'erano nemici che si nascondevano, non ti restava altro che chiederti perché non sto vincendo, cosa sta succedendo, e chiederti, cioè giravi su te stesso e chiedevi ma che cazzo. E al numero 4 abbiamo la danza tacos illimitata. Ora, diciamo che chiunque avrebbe potuto immaginare che inserire una meccanica di gioco dove sei costretto a ballare per un tot di tempo avrebbe potuto causare alcuni problemi. Beh, io non sono la Epic, quindi non è colpa mia. Anche perché sinceramente delle città aggiunte con vari effetti speciali penso che Boschetto Bisunto sia la più interessante, divertente e bella. Comunque questo era un glitch che obbligava le persone a fare l'attacco dance all'infinito. E non è stato patchato perché semplicemente non è più realizzabile. Praticamente nel periodo in cui l'isola volante era sopra Boschetto Bisunto, se durante l'attacco dance tu prendevi il vortice, venivi scaraventato in aria e volavi via, e se tu atterravi in una zona fuori dalla zona taco dance, avresti ballato per sempre. Ora, ad alcuni questo forniva un'invincibilità, quindi giravi per la mappa ballando e non potevi essere sconfitto. Ad altri, 9 su 10, ballavi finché un nemico non ti avrebbe ucciso a morte. Chiaramente il glitch non è durato molto perché tanto l'isola si è spostata abbastanza in fretta, di conseguenza non tantissimi giocatori sono stati colpiti da questo glitch, ed era più negativo che positivo. Ma passando al numero 3 abbiamo il niente rinculo alle armi. E esatto, avete sentito bene. Il sogno proibito di ogni player. Il desiderio segreto di ogni pro player. Una cosa che la Epic ha fissato super velocemente, chiaramente. Il glitch era disponibile solo alle persone dalle console che utilizzavano il controller. In pratica si andava nelle impostazioni del controller e si poteva mettere la funzione resettare la camera. Ora, questa funzione è completamente inutile in partita, è utile solo nella modalità replay. Però certi giocatori hanno scoperto che impostando quella cosa e cliccandola mentre si spara si riduceva a zero il rinculo delle armi, chiaramente per un glitch. Ora io mi chiedo, ma uno come fa a scoprire questi bug? Cioè, uno si mette il tasto per la modalità replay eccetera, poi lo usa in battaglia reale e scopre che non ha rinculo. Cioè, come funzionano ste robe? Ma che cavolo, un po' OP le armi senza rinculo, non trovi? E passando alla numero 2 abbiamo un bug per liberarsi dall'attacco dance. In realtà ne abbiamo ben due, proprio per questo l'ho messo nella posizione numero 2. Ora, come detto prima, l'attacco dance è stata una meccanica che ha infastidito molti players, nonostante io l'ami un sacco. E questi giocatori cercavano un modo per liberarsi dall'attacco dance mentre erano nella zona attacco, cosa che non ha senso perché, voglio dire, se non ti piace l'attacco dance, ma vai in un'altra città. Ma vabbè. Beh, un modo semplice per liberarsene era costruire una struttura, piazzare una jump e piazzare un tetto sopra la jump. Così durante l'attacco dance bastava saltare sulla jump, essere sbalzato un po' di volte, e questo avrebbe tolto da te l'attacco dance. E siccome tempo fa l'attacco dance durava anche di più, potevi avere tranquillamente molto tempo per one shottare i nemici col pompa. Chiaramente è stato molto subito fissato dall'Epic Games, ma i giocatori non si sono arresi e hanno trovato un altro glitch per combattere l'attacco dance per sempre, usando il driftboard questa volta. Infatti bisognava costruire una struttura a L al confine tra la zona ballerina e quella non, prendere il driftboard mentre si era nella zona ballerina e andare a schiantarsi contro il muro a L uscendo subito dal driftboard. Questo ti avrebbe fatto spawnare nella zona ballerina, ma il gioco avrebbe pensato che tu sei fuori dalla zona ballerina. Di conseguenza, quando sarai durante l'attacco dance, non ballerai mai. Anche questa roba è stata fissata praticamente subito dalla Epic Games, quindi non si è potuto sfruttarla al meglio, ma... E per finire, nella posizione numero 1 abbiamo il robot che ti permette di essere invisibile. Forse il glitch più stupido che abbia mai visto su Fortnite, e vi giuro che di tutta la lista questo è l'unico che io sono riuscito a fare praticamente. È il glitch del robot che ti rende invincibile. Praticamente funziona similmente a quello del glitch nell'oceano, però per fare questo era molto semplice. Tu prendi un rift
Junkrift, lo lanci ai piedi del robot e entri subito nel robot. Quando le cose ti cascano, esci subito dal robot. Questo ti avrebbe portato fuori dal robot con zero di vita, a girare per tutta la mappa con zero interfaccia, zero di vita, zero di tutto, ma essendo invincibile. I player non ti possono fare danno, tu non puoi prendere danno e basta che aspetti che i nemici muoiano per la safe. Io vi giuro che questo mi è successo in una live con Crazy Mad. Lui ha fatto questo glitch senza saperlo. C'erano dei nemici, lui ha tirato i Junkrift, ma c'era il robot, lui è entrato nel robot. Dopodiché è uscito per paura appunto del Junkrift, ma è uscito con zero di vita. E praticamente ha girato per tutta la mappa e abbiamo vinto la partita con lui che non capiva cosa stesse succedendo. È successo nella sua live delle 48 ore, mi pare. Ed è stato veramente qualcosa di assurdo perché nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Abbiamo pure vinto quella partita. E non so se a voi sono successi alcuni dei bug di questo video. Beh, se è così, fatemelo sapere nei commenti. E vi ricordo di lasciare un piace e iscrivervi.